In fiamme alla vecchia chiesa Centinarola di Fano, nessun ferito ma tanta paura. Spaccio di droga, arrestato a Pesaro un albanese trovato con 90 grammi di cocaina destinata anche ai giovani per la festa di Halloween. Convalidato l'arresto del 25enne moldavo che ha aggredito 4 persone e ucciso un cane a Fenile di Fano. Avrebbe agito per gli odori che sentiva, richiesta alla perizia psichiatrica. Il vescovo Trasarti ha celebrato al cimitero centrale di Fano la Santa Messa per la commemorazione dei defunti. Amore, silenzio e gratitudine, le parole pronunciate da Sua Eccellenza, che ha lanciato un messaggio ai giovani: non sfidate la vita. Nessuno di noi vorrebbe anche che un giovane muoia per droga o che muoia per asfissia, perché va in giro sfidando la morte con le luci spente. O i giovani che vanno a mettersi sulla strada a vedere se riescono a fuggire quando arriva la macchina. No, non è possibile questo, cari genitori. La parrocchia Santa Maria Assunta in cattedrale a Fano ha festeggiato l'entrata in servizio del nuovo parroco, Don Giorgio Giovanelli. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo con l'incendio divampato oggi pomeriggio, poco prima delle ore 17, nell'ex chiesetta di Via Brigata Messina, Centinarola di Fano. Le fiamme sono arrivate fino al tetto della struttura, che viene utilizzata come ripostiglio per gli indumenti usati. In cielo si è elevata anche un'alta colonna di fumo nero. Per fortuna non ci sono feriti. Sul posto i vigili del fuoco di Fano e Pesaro, gli agenti del commissariato di Fano e la polizia locale. Dalle prime informazioni pare che qualcuno fosse all'interno per preparare del materiale da consegnare nella giornata di domani, quando a un certo punto un pezzo di plastica o di cartone avrebbe toccato un faretto innescando le fiamme. La strada è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza dell'area. Sono ancora da quantificare i danni provocati. Ancora cronaca, gli agenti della polizia di Pesaro hanno arrestato uno spacciatore di origini albanesi mentre usciva di casa per raggiungere i suoi clienti che attendevano la droga con la quale probabilmente avrebbero animato la festa di Halloween. Il controllo ha consentito di sequestrare 13 dosi di cocaina conservate in una scatola di metallo per un peso complessivo di 10 grammi. Alcune di queste dosi erano più piccole per soddisfare le persone, in particolare i più giovani, che non sarebbero riuscite ad acquistare il pezzo intero. Nel portafoglio inoltre sono stati rinvenuti e sequestrati 1000 euro ritenuti frutto dell'attività di spaccio. La perquisizione effettuata all'interno dell'abitazione ha permesso di trovare e sequestrare altri 5.500 euro. Il denaro era nascosto dentro un armadio della camera da letto. Infine, svitando il coperchio di una presa elettrica sotto lo specchio del bagno, è stato trovato un involucro contenente 80 grammi di cocaina e tutto l'occorrente per il confezionamento delle dosi. Questa mattina l'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto disponendo la custodia cautelare in carcere. Ieri invece il giudice Francesco Messina ha convalidato l'arresto del moldavo di 25 anni che venerdì pomeriggio ha seminato il terrore a Fenile di Fano aggredendo 4 persone e uccidendo un cane. A una delle donne aveva strappato a morsi un pezzo d'orecchio dopo averla palpeggiata davanti alla figlia di 10 anni, mentre un'altra era stata minacciata con un coltello. Il pubblico ministero Silvia Cecchi ha richiesto per il 25enne la custodia in una casa di cura e in secondo luogo il carcere. Victor, questo è il suo nome, al momento resta all'ospedale Santa Croce di Fano, dove era stato condotto per un TSO dopo l'arresto e dove verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti, come disposto dall'autorità giudiziaria. La procura ha chiesto anche una perizia psichiatrica. Il 25enne, infatti, avrebbe agito seguendo degli odori che percepiva nelle persone contro le quali si è scagliato. Ed ora passiamo alla commemorazione dei defunti con la Santa Messa presieduta dal vescovo Armando Trasarti al cimitero centrale di Fano. Durante l'omelia Sua Eccellenza ha parlato della necessità del silenzio riflessivo, dell'eredità spirituale, ma anche della gratitudine e della vita che, ha detto, non va mai sfidata. La morte fa paura soltanto se si sbaglia la vita. Dovremmo capire che se è difficile imparare a vivere dando senso alle opere e ai giorni, è ancora più difficile e impegnativo imparare a morire. Ha chiuso l'omelia con questo messaggio il vescovo della diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli Pergola, Armando Trasarti, che oggi, 2 novembre, ha officiato la funzione eucaristica alle 10:30 davanti a tanti cittadini e alle autorità civili e militari.
La Santa Messa è stata officiata al cimitero centrale di Fano insieme al parroco del Duomo, Don Giorgio Giovanelli, e a quello del Porto, Don Gianfranco Casagrande. La ricorrenza dei defunti è stata l'occasione per un monito all'amore, alla riconoscenza, alla responsabilità, ma anche a cercare la vita a tutti i costi, in modo che la morte ci colga vivi, appassionati, amanti, e per noi credenti ci trova ancora abbandonati a quell'amore crocifisso che ci ha dato vita, misericordia e voglia di vivere. All'inizio dell'omelia il vescovo si è rivolto innanzitutto a chi è stato segnato da un lutto recente anche a causa della pandemia, con i funerali tristi perché senza popolo, senza affetti, sguardi e senza il tocco del saluto finale. A loro Trasarti ha detto: oggi è un momento di tristezza, c'è una ferita ma c'è anche la speranza che questo giorno possa donarci il chiarore di una luce che consente di valicare il tunnel oscuro della morte e ci faccia considerare con occhi diversi la nostra esistenza. Un giorno, dice la fede, troveremo in una terra nuova tutti coloro che abbiamo amato e che ci hanno amato. Dice la scrittura: la vita non è stata tolta per sempre a coloro che ci sono stati cari, ma è semplicemente trasformata. Si è concluso il loro pellegrinaggio e ora vivono nelle dimore eterne, in un abbraccio infinito di tenerezza. Il cimitero è luogo di silenzio, ha proseguito, ma anche di comunione. Nel pronunciare queste parole, Trasarti ha fatto riferimento alla necessità di un silenzio riflessivo, anche in casa, che ci aiuta a riflettere sulla vita, a goderla, ma anche a verificare il positivo e il negativo. Oggi troppi rumori, troppo no, che non è contrario alla TV, al giornalismo, ma interiormente c'è bisogno di tempo. E il cimitero è il luogo di silenzio, per far parlare i morti a noi. Tu dici: ma per parlare, certo, la morte parla, ci dice chi sono, quello che hanno fatto, cosa posso essere. E quando si va in silenzio nel cimitero, almeno quando ero giovane parroco, vedendo le tombe dei giovani, anche se andavo con mare dei problemi, dicevo: la vita è bella comunque, sono vivo ancora. E a proposito dei giovani, ha detto anche questa mattina che non si può morire sfidando il pericolo, non si può morire sul lavoro, quindi dobbiamo fare anche attenzione al quotidiano. Se la vita vale, e ne sono convinto, la vita non bisogna mai sfidarla, come la natura. Non si può morire per nulla, morire per un progetto se la vita ti obbliga. Non si può morire sfidando una macchina, sfidando un motorino di notte, è assurdo, è inutile, è una morte. La morte è sempre grave per un genitore, però quella è morte inutile, non racconta niente. E credo che oggi anche la società civile deve impegnarsi a non si può morire per lavoro. E il lavoro è per la vita, ha aggiunto Sua Eccellenza, è per vivere, mangiare, è per la dignità. I nuovi monumenti, ha detto, dovremmo farli a loro. E poi un appello rivolto a tutti, quello di venerare i vivi. Siamo tutti figli che hanno ricevuto un patrimonio di fede, per qualcuno, di bene, di valori, forse anche di ricchezza materiale, da padre, madre, nonni. Ma cosa significa per noi, e chiudo, tenere viva la loro eredità spirituale? C'è tanta eredità, quella materiale, se uno ce l'ha, ben venga, dica grazie, non la sprechi, ma credo che noi dobbiamo anche ripensare una realtà spirituale. L'humus di cui noi siamo cresciuti è la famiglia, ma non famiglia perfetta, la famiglia. L'humus è quel complesso di amicizie, l'humus è ciò è chi ci ha amato, e l'humus è anche chi ci ha dato una cultura, un'immagine, una città, un modo di essere. Non siamo nati nel nulla e non viviamo nel nulla. E quindi avere anche questa gratitudine intelligente, che non vuol dire rifare quello che hanno fatto prima, però da qui ripartire con gratitudine. La cultura, per esempio. Non si può far finta che... E cultura non è soltanto leggere libri, è quell'humus di visione della vita, di intelligenza, di affettività, anche di rispetto della vita, che noi dobbiamo custodire e anche coltivare un po' di più, credo. Poi se uno ha il dono della fede, la vita eterna, poi ognuno ha delle speranze nella vita. Allora quello però ne faccia tesoro e la sviluppi anche in bene e non con orgoglio. Al termine della messa, la deposizione di una corona d'alloro al cippo dei caduti in guerra.
E un incidente si è verificato questa mattina alle 8.30 in via Metauro a Fano, nell'intersezione con Vialelli. Secondo i rilievi, un fanese di 57 anni a bordo di una Opel stava percorrendo via Metauro in direzione sud con l'intento di mettersi in via Pizzagalli, quando nello svoltare a sinistra si è scontrato con un ciclista fanese di 48 anni che stava percorrendo via Metauro in direzione opposta. A seguito dell'urto, il ciclista è caduto a terra riportando lesioni lievi. È stato soccorso dai sanitari del 118, sul posto la polizia locale per i rilievi di legge. Ed ora l'aggiornamento sul Covid. Nelle ultime 24 ore nelle Marche si è verificato un decesso legato al coronavirus. Si tratta di una 95enne residente a Porto San Giorgio. Nel percorso nuove diagnosi invece i positivi riscontrati sono 42, di cui 23 nella provincia di Pesaro Urbino. Negli ospedali della regione i ricoveri sono 80 in totale, più 8 rispetto a ieri. Aumenta leggermente il numero dei pazienti in terapia intensiva e anche quello dei degenti in semi-intensiva. Cambiamo argomento, sono oltre 1000 le firme raccolte per la petizione Salviamo la natura del torrente Arzilla. L'obiettivo di associazioni e cittadini è quello di modificare il progetto di ASET voluto dal Comune per la costruzione di una nuova pista ciclabile ai margini del torrente. Venerdì mattina le firme sono state consegnate al Comune di Fano. Vediamo i particolari nel servizio realizzato da Letizia Marchionni. Superate le 1000 firme per la difesa della natura del torrente Arzilla, raccolte dal Comitato Arzilla Resistente con il sostegno delle associazioni Argonauta e Lupus in Fabula, del Comitato per la Viabilità Sostenibile dei Cittadini, le sottoscrizioni per la petizione Salviamo la natura del torrente Arzilla, lanciata sulla piattaforma change.org da Claudio Orazzi, sono state consegnate venerdì nel Palazzo Comunale al sindaco di Fano Massimo Seri, a sostegno della protesta sulla modifica del progetto di ASET voluto dall'amministrazione riguardante il tracciato ciclopedonale sugli argini del torrente Arzilla. Il progetto prevede la trasformazione del sentiero naturalistico dell'Arzilla in una pista ciclabile urbana con un manto ecologico della larghezza di 3,50 m e la costruzione di un muro di contenimento in pietra alto 4 metri e lungo 70. Numerose sono state le contestazioni da parte di associazioni e cittadini per il grande impatto ambientale del progetto, che prevede anche l'abbattimento di 33 alberi per la realizzazione della ciclabile. Quanta firme serve a rafforzare la battaglia che stiamo conducendo ormai da alcuni mesi e direi forse da anni alcuni di noi, che è quella di vedere un percorso ciclopedonale migliorato tecnicamente, reso più sicuro e fruibile, però senza che venisse stravolta nel suo complesso, perché deve essere rispettato il contesto ambientale in cui è inserito. Siamo assolutamente favorevoli alla manutenzione del percorso, che è già utilizzato molto sia dai residenti che da insomma chi vive in altre parti della città. Chiediamo che il percorso resti con l'attuale dimensione di larghezza e di ampiezza, quindi in modo tale da non compromettere la scarpata che c'è in riva a sinistra, e in modo da non dover tagliare le alberature presenti. Il fondo dovrebbe essere possibilmente il materiale più ecologico e naturale possibile, e poi siamo d'accordo anche sull'illuminazione, su tutto il resto, sistemazione del ponte e così via. Cioè, quindi il percorso deve essere fruibile, sicuro, però senza danneggiare la natura. Noi abbiamo fatto di tutto, anche attraverso delle lettere, richieste di incontro, per vedere il progetto prima che venisse cantierato e per chiederne la modifica. Purtroppo non c'è stato possibile, ancora il sindaco ci deve ricevere dopo aver fatto ben 3-4 lettere di sollecito, lo vedremo sicuramente, almeno così ci ha dato appuntamento martedì prossimo alle ore 16.30 e diremo a lui quel che abbiamo detto ormai un po' a tutto il mondo. La petizione, ha spiegato Claudio Razzi, rimane aperta per dare un segnale al sindaco e per fargli capire che non siamo in pochi, ma che c'è un sostegno molto ampio che va anche oltre la città di Fano. Noi confidiamo molto sull'incontro che avrà martedì l'assessore Tonelli con l'ex Ingegner Civile, quindi con la Regione Marche, penso che riguarda la questione scarpata e
e gabbionate. Confidiamo appunto che il sindaco abbia dia la disponibilità a rivedere quindi una parte del progetto, quindi con una modifica in corso d'opera, ma tuttavia non ci fermiamo, abbiamo già dato un incarico a un legale di valutare se l'attuale progetto definitivo è legittimo sotto il profilo legale, perché il progetto definitivo non è conforme a quanto chiesto dal Consiglio Comunale. La comunità della parrocchia Santa Maria Assunta in Cattedrale a Fano ha festeggiato domenica scorsa l'entrata in servizio del nuovo parroco Don Giorgio Giovanelli. C'era per noi Filippo Pucci. C'erano fedeli, parenti, amici, autorità civili e forze militari. Domenica 31 ottobre la parrocchia Santa Maria Assunta in Cattedrale a Fano ha festeggiato l'entrata in servizio del nuovo parroco Don Giorgio Giovanelli. Nato a Fano il 29 settembre del 1971 e ordinato sacerdote nel maggio del 2001 a Lucrezia di Cartoceto, Don Giorgio, ex parroco di Santa Maria Goretti a Sant'Orso, ora sostituisce il grande lavoro svolto negli anni da Don Luciano Torcellini, che rimarrà comunque collaboratore pastorale al Duomo. Durante la solenne celebrazione eucaristica, il vescovo ha rivolto un messaggio al nuovo entrato. La parola magica è generatività e lo chiamo costruttività. Non diventare spegnitori di candele, ma cerca di accenderle. Direi ancora coinvolgimento delle comunità e delle possibili forme di partecipazione e relazione. Superare i confini, ascolta il territorio. E quando dico territorio, centro storico, un territorio complesso e complessivo. Tante chiese, qualcuno dice anche troppe, tante congregazioni, spero che siano un dono, tante realtà anche di povertà e di miseria, case ricovero, strutture per i poveri. E ti auguro anche un'altra cosa, fare armonia nelle tante realtà che sono qui in città. Infatti, ha proseguito il vescovo, qui ci sono molte realtà, come la chiesa di Santa Maria Nuova, la basilica del patrono San Paterniano e la chiesa dell'Adorazione che si trova lungo il corso. Dopo i riti del rinnovo delle promesse dell'ordinazione e la preghiera di benedizione, il nuovo parroco ha preso parola salutando la sua nuova comunità che non è riuscita a contenere all'interno del Duomo, tanto che è stato allestito all'esterno un maxi schermo. Dicevo qualche minuto fa nella celebrazione, il mio cuore è colmo di gratitudine verso il Signore, verso il Vescovo, per il dono di una nuova comunità, una comunità che si identifica proprio perché si riunisce intorno all'altare, una comunità apostolica, con una doppia responsabilità, la responsabilità qui in cattedrale di essere punto di intersezione tra la chiesa parrocchiale e la chiesa diocesana. Quindi ecco, credo che siamo chiamati sempre di più a crescere nella comunione con il vescovo, con il presbiterio, con la diocesi stessa. E il mio desiderio è davvero che il Duomo possa essere sempre più casa di tutti, casa accogliente, casa non giudicante, dove tutti possano trovare un posto e un cuore caldo accogliente. Il mio pensiero va agli anziani, va ai malati che non possono essere presenti ma che lo sono con l'affetto. Vi ho ricordati tutti nella preghiera e ho applicato la messa per voi. Avremo modo di conoscerci presto e ecco, ricordiamoci nella preghiera, in questo tempo che avremo di crescita, di comunione, e che il Signore ci assista donandoci le sue grazie dal cielo. Con l'ingresso di Don Giorgio si chiude così la nuova disposizione dei parroci nelle parrocchie della diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola. Sabato invece si è chiuso un cerchio di solidarietà iniziato il 9 luglio scorso con l'iniziativa Tra Palco e Cuore. Il ricavato della serata che animò l'Arena BCC a Fano è stato donato con un assegno da 2.500 euro alla mensa di San Paterniano. Una storia di solidarietà partita l'estate scorsa che si conclude con un lieto fine. È stato consegnato sabato alla mensa di San Paterniano un assegno di 2.500 euro. La cifra è stata raccolta grazie all'iniziativa dal titolo Tra Palco e Cuore che aveva animato la serata dello scorso 9 luglio all'Arena BCC. Organizzato dalla cooperativa Tre Ponti, dalla Proloco di Fano, con la collaborazione del Paese dei Balocchi, l'evento al quale si erano esibiti artisti musicali locali era dedicato a Fabio Guccioni, ex assessore ai servizi sociali del Comune di Fano e fondatore della Fondazione Fano Solidale, scomparso prematuramente. Si chiude un cerchio, iniziato il 9 luglio, e il 9 luglio abbiamo messo insieme tre associazioni, il Paese dei Balocchi, la Proloco e la cooperativa Tre Ponti,
e per organizzare questo evento dedicato a Fabio, ma per una raccolta fondi per questo luogo che è la mensa di San Paderiano, molto importante per la città di Fano, per coloro che fanno fatica e quindi hanno qui un luogo dove possono incontrarsi per avere un po' di dignità. Specialmente in questo periodo dove naturalmente tutte le persone sono in difficoltà, raccogliere una cifra così importante. Non è la prima volta, noi naturalmente lo facciamo spesso anche in silenzio, però ecco, in questa occasione, vista che era dedicata ad un nostro socio, ad un nostro amico, è stata una cosa che vogliamo portare all'attenzione di tutti. Un ponte di solidarietà che passa dalle associazioni agli artisti che la sera del 9 luglio si sono esibiti sul palco gratuitamente nonostante le difficoltà dovute alla mancanza di lavoro a causa dell'emergenza sanitaria. Siamo saliti sul palco con il cuore diviso a metà, ha affermato il cantautore Luca Vagnini, con una parte rivolta verso Fabio Guccioni, ha continuato, e l'altra rivolta verso l'Opera Padre Pio. Mi è stato chiesto di partecipare a questo evento e di tenere un po' le fila di tutti gli altri artisti che generosamente hanno partecipato. Da parte di tutti gli artisti dobbiamo veramente ringraziare la cittadinanza che comunque ha contribuito, il pubblico che è venuto a vedere, perché insieme abbiamo fatto veramente un bel concerto e un bel gesto di beneficenza. Grande la commozione ed il compiacimento di Laura Cecconi, presidente della mensa di San Paterniano, per la vicinanza che le associazioni e la città riservano alla struttura che soprattutto nell'ultimo periodo a causa del Covid è diventata un punto di riferimento per la provincia e per la regione. Voglio ricordare come attraverso la musica, le passioni delle persone si riesce poi a creare un circolo virtuoso e dare, no, da un evento musicale di allegria. Abbiamo pensato alle persone che sono in difficoltà, ha coinvolto tutta la città, ha coinvolto tanti artisti che hanno deciso di regalare il loro tempo gratuitamente per le persone che sono in difficoltà, e beh, questo ci rende orgogliosi e ci fa capire l'importanza del lavoro che facciamo e ci dà la forza di andare avanti nonostante le difficoltà che incontriamo, insomma, quotidianamente. Un gesto che ha il cuore pieno di solidarietà e che mette in risalto il grande senso di comunità della nostra città, ha affermato il sindaco di Fano, Massimo Seri. Queste sono le belle storie, è un bel modo, come mi piace dire, di fare città, di essere comunità. Ognuno mette qualcosa per un evento che è un momento di festa, che è un momento di ricordo, è un momento anche per pensare a chi è meno fortunato. E come ho avuto modo di dire anche a tutti i protagonisti, c'è l'esercito del selfie, in questo caso c'è stato l'esercito della responsabilità, dove qualcuno, ognuno ha fatto qualcosa per gli altri. Hollywood arriva nelle Marche, in particolare nella provincia di Pesaro Urbino. Il noto produttore di Los Angeles, Armand Julian, ha infatti annunciato la realizzazione di un lungometraggio tratto dal libro Siamo qui, siamo vivi, il diario inedito di Alfredo Sarano e della famiglia scampata alla Shoah, scritto dal giornalista pesarese Roberto Mazzoli. Nei giorni scorsi Julian ha incontrato le autorità e gli amministratori delle Marche, della provincia e del territorio, tra cui i sindaci di Monbaroccio, Emanuele Petrucci, e di Pesaro, Matteo Ricci. Le riprese partiranno nella primavera del 2023 e trasformeranno il territorio in un grande set cinematografico con volti noti del panorama hollywoodiano. In particolare, una parte del film sarà girata nel santuario del Beato Sante, luogo fondamentale nella vicenda del segretario della comunità ebraica di Milano, Alfredo Sarano, che salvò la vita ai 14.000 ebrei milanesi nascondendo le liste dei nomi della sua comunità ai rastrellamenti nazisti prima di fuggire con la sua famiglia a Monbaroccio. Ed ora ci spostiamo nel quartiere di Sant'Orso a Fano, dove il 31 ottobre si è svolta una festa all'insegna della solidarietà che ha fatto voltare pagina al quartiere stesso, protagonista lo scorso anno di atti vandalici. Musica, laboratori, cibo e i giochi di una volta. È stato un riscatto quello vissuto dal quartiere di Sant'Orso a Fano con la festa organizzata per domenica 31 ottobre. Abbiamo fatto emergere il grande spirito di socialità, ha commentato l'assessore alle nuove generazioni Barbara Brunori, orgogliosa del successo ottenuto con Bella Storia Halloween a lieto fine. Il programma di iniziative messo in campo dall'amministrazione insieme alle associazioni e all'Azione Cattolica.
Le tante persone, ha spiegato Brunori, sono state una bellissima fotografia che ha certificato la forza e la gioia di questa giornata. Abbiamo voltato pagina rispetto ai terribili fatti del 2020, dimostrando il grande cuore della nostra città. L'aneddoto è stato mettere proprio i valori della socialità, valori come la comunità, lo stare insieme, la solidarietà, perché in questo caso devo dire che la tantissima gente non era solo del quartiere di Sant'Orso ma di tanti altri quartieri, quindi c'è stata proprio anche una volontà di rendere protagonista questo quartiere di cose nuove, di cose belle, di un Halloween a lieto fine. Un altro dettaglio mi piace sottolineare che in queste occasioni nasce proprio il dialogo tra tutto quello che è la rete delle associazioni del quartiere, tanto che già da ieri mattina erano in movimento per pensare al Natale. Per noi c'è tanta gratitudine, un progetto che sicuramente è ripetibile anche in altri quartieri. Dunque, assessore, dei momenti di aggregazione e di sano divertimento. Sì, devo dire che è stata davvero una grande bella giornata, oltre che una bella storia, e questo ci dimostra che davvero quando si mettono insieme, si creano connessioni, si costruiscono collaborazioni e si fanno incontrare più generazioni, davvero si può creare una grande magia. Tanti bambini, ragazzi, giovani, ma anche le intere famiglie che hanno partecipato si sono sentite coinvolte, si sono sentite parte di una comunità. E questo crea anche senso di appartenenza, senso di responsabilità e davvero per chi appunto si occupa anche di degli aspetti sociali è davvero un lavoro di prevenzione che aiuta a responsabilizzare tutti e a costruire una comunità più coesa. E fondamentale è stato anche il tavolo di coordinamento delle forze dell'ordine con il commissariato di Fano, i carabinieri e i vigili urbani. Con un lungo turno, ha spiegato l'assessore alla polizia locale Sara Cucchiarini, dalle 7 del mattino fino alla mezzanotte. Diversi controlli eseguiti e le persone identificate, soprattutto giovani. È stato anche sequestrato del materiale esplosivo. L'assessore ha poi ringraziato il prefetto con il quale ci sono stati dei confronti sull'ordine e la sicurezza pubblica. C'è stata una grande presenza delle forze dell'ordine, della polizia locale, la città se n'è accorta, Sant'Orso si è comportato in modo veramente molto puntuale, anche perché tutte le attività sono state veramente capillarmente accompagnate anche dalle forze di polizia in modo diciamo adeguato, in modo silenzioso ma presente, non solo a Sant'Orso ma in tutti i quartieri della città. C'è stato veramente un pattugliamento capillare in tutta la città di Fano, dal centro a tutti i quartieri periferici, per cui possiamo dire anche grazie comunque ai fanesi che si sono comportati comunque bene. E adesso apriamo l'album di Fano TV, iniziamo con gli auguri a una delle nonne più longeve della Regione Marche. Si tratta di Elisa Clini, che oggi festeggia 108 anni. Nel primo pomeriggio il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli, si è recato a farle visita nella sua abitazione situata a Bottega per renderle un omaggio e portarle gli auguri da parte dell'amministrazione comunale e di tutta la città di Vallefoglia. Ieri invece Emilia Rossetti ha spento 100 candeline. La signora nata a Ostra ma residente a Sterpeti di Montefelcino è stata festeggiata da tutti i familiari, figli, nipoti e pronipoti, ma anche dal sindaco Osvaldo Pelagaggio e dal parroco Don Gabriele Micci. Ancora gli auguri, questa volta a Cesare Lunghini e Graziella Morelli, che sabato 30 ottobre hanno festeggiato 55 anni di matrimonio, nozze di smeraldo per questa coppia residente a Centinarola di Fano. Il giorno successivo, il 31 ottobre, Fiorella Gramolini e Sergio Primavera hanno festeggiato 50 anni di matrimonio. Sempre il 31 ottobre c'è un'altra coppia di Fano che ha festeggiato le nozze d'oro, si tratta di Paola Pascucci e Giorgio Giacomini. E con questi auguri chiudiamo qua il nostro telegiornale, l'informazione torna domani mattina in diretta con la nostra rassegna stampa Occhio ai giornali. Buona serata a tutti voi e arrivederci a domani.